Eccoci di nuovo, sempre sperando che la nostra batteria regga. Vediamo, chissà, mamma Cesare com'è. Complimenti, comunque bellissimi questi tre giri. L'importante è tenere il gruppo di testa e non mollare, mantenere il gruppo. Abbiamo il primo, 122. Il secondo, Nicola Montalbini. Il terzo, vediamo, il 49. Il quarto, 155. 161. E l'Andrea Cesari, il 12, che è in settima posizione, ma non era Andrea Cesari a comando l'ora prima, perché è una casacca diversa. Vabbè, quello che è, insomma, grande gara di Cesari. Non vediamo Mattia Torraco, ecco, vediamo Mattia Torraco, sarà in decima posizione. Grande gara anche di Mattia Torraco, che sta lottando come un leone. Quindi Joao Vale Silva, non riesco a pronunciarlo questo qua, Joao Vale Silva su Yamaha, nuova, un ragazzino giovane, fantastica promessa. Nicola Montalbini, seconda posizione, non riusciamo a capire cosa sia successo poi dopo, si probabilmente combattono veramente forte. E in terza posizione, non mi ricordo più che ci fosse, secondo me 49 Dillon Zimmerman in terza posizione. E adesso, signori, quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Quindi abbiamo Joao Vale Silva, Nicola Montalbini, che sono appena passati, è staccato, vediamo, il 49 Zimmerman all'inseguimento del gruppo di testa, e poi via via tutti gli altri piloti, con Andrea Cesari che difende molto bene, arriva il gruppetto di Torraco alla curva, e adesso dopo la salita seguiranno la discesa, il salto in discesa, e di nuovo passeranno davanti a noi e verificheremo se il nostro caro Nicola è riuscito a mangiare qualche decimo di secondo alla Joao Vale Silva. Eccolo che arriva, Nicola, spettacolare, sta dando il massimo. Lo vediamo questo ragazzino, Joao Vale Silva è la grande, Nicola combatte, ed ecco Zimmerman in terza posizione. Zimmerman sembra non riuscire a prendere i primi due, lasciamo parlare le derapate, l'aggressività di Nicola. Signori, Nicola Montalbini sta dando tutto per tutto, ma Joao Vale Silva con la sua Yamaha non molla. Vediamo una grande trazione, un grande comportamento ciclistico della moto di Montalbini, veramente i nostri complimenti a Giuliano Cozzi. E vediamo che Nicola non molla, sembra controllare l'avversario, ma l'avversario non gli concede neanche un metro. È una lotta veramente all'ultimo grammo di forza. Signori, i minuti sono interminabili. Il 49 Zimmerman. Allora abbiamo sicuramente i primi tre, non riusciamo a capire perché Stefan Schreiber, che è il 110, avesse il 12 sulla maglia. Vabbè, gliel'avrà imprestata Cesari. Comunque non riusciamo a vedere Stefan Schreiber, che è il numero 110, come si è messo. E comunque, signori, stranieri non stranieri, qui arriva il mondo, l'italiano sta diventando una prova dell'europeo per la qualità e i piloti che partecipano. Ma ricordiamo una cosa, Nicola Montalbini c'è, Nicola Montalbini è sempre lì a lottare per la vittoria, è sempre lì nel podio, il team italiano viene difeso dal team Cozzi e c'è sempre. Signori, queste sono delle certezze, vuol dire competitività a livello internazionale, e dobbiamo dare merito di questo. 122 e Nicola che l'ho ormai agguantato, Zimmerman è dietro di noi, anzi Zimmerman ha ceduto, non ce la fa fisicamente a tenere. Vediamo Nicola Montalbini che sta attaccando Joao Vale Silva, che comunque grandissima prestazione, un grande controllo, esperienza. Signori, questo è un grande campione, è un grande campione Nicola Montalbini. Sta controllando, sta tenendo, adesso spariscono da noi. Diamo un'occhiata prima di chiudere, la nostra batteria non ce la fa più. Vediamo il nostro Andrea Cesari, comunque nelle prime posizioni, sta combattendo come un leone, quinto, sesto, ma comunque c'è. Vediamo Mattia Torraco,
Mattia Torraco dietro Andrea Cesari, anche lui sta lottando, sta tenendo le posizioni. I primi due sono forsennati e Zimmerman non molla con il suo Kanama dall'America. Ma ci siamo, il primo e il secondo stanno facendo il vuoto e il tifo italiano per il nostro pilota sta esplodendo. Stiamo cercando di dargli una grande carica e ci fa piacere vedere Nicola sempre lì. Ed ecco, vediamo Nicola, la batteria non ce la fa quasi più. Vediamo Nicola che sta attaccando, è difficilissimo sorpassare, ma c'è una superiorità, un mangiare decimo su decimo a Yao Valo Silva, che sinceramente nessuno si sarebbe aspettato da parte di Nicola Montalvini. E vediamo un grande vuoto tra il secondo e Zimmerman, che non abbiamo visto Zimmerman o Peppa. Vabbè, attenzione, stanno i doppiati, i due di testa stanno per incontrare i doppiati. Vabbè, qualche secondo forse riescono a fare anche un altro giro. Eccolo che arrivano, dovrebbero essere, ecco Silva, ecco Montalvini in controllo, non è più in una forsennata rimonta, ma sta controllando, attenzione, sarà atterrato 10 cm, adesso con un pochettino più di controllo prende il metro di distanza. La moto di Nicola sta veramente respirando tanta sabbia. Una piccola sbandata di Paolo Silvia, Zimmerman che c'è, mantiene la terza posizione. E vediamo Stefan Schreiber, dovrebbe essere in quarta, no, in quinta, Cesari in sesta o in ottava, veramente distinguiamo poco. Torraco più o meno in decima, grande prestazione del team italiano, signori, veramente grande prestazione del team italiano. Adesso un altro piccolo step, stop, e poi riprendiamo, la batteria ci sta mollando, vogliamo cercare di salvare il video il più possibile. Signori, dal vostro Fero da Quadisti, gara 1 della Quicksun.